Ho deciso di cominciare una nuova run di Doom 3, perché sì, sul mio canale YouTube è già presente una run di Doom 3, però questa volta a livello veterano. Lo so che mo arriverà il purista di Doom sotto al video e dire sono uno scarso di merda, sei un falso, sei uno schifo, tutto eccetera, i soliti trollini da 2 soldi. A questi trollini dico che la difficoltà incubo volevo farla, però ho visto che non si presta bene con lo streaming, perché c'è bisogno di utilizzare una tecnica di continuo quick load, cioè bisogna abusare del quick load, anzi del quick save in questo caso, e quindi preferisco evitare i fini dello streaming per rendere una live un po' più armoniosa. Però ho deciso comunque di giocarla a veterano, che dà la sua che dà il suo livello di sfida, c'è l'achievement di completare la campagna veterano, quindi ho deciso di farlo. Doom 3, questa ragazzi, la versione fisica, non mi ricordo se quando ho fatto la run ce l'avevo già e l'ho fatto vedere, ma mi sembra di sì. Io comunque lo faccio rivedere perché è sempre uno spettacolo da vedere. È una big box di cartone esternamente. E consiglio a tutti l'acquisto perché fortunatamente questo Doom 3 si trova a poco, almeno quando l'ho preso io costava pochissimo. E niente, cominciamo. Vediamo se riusciamo a fare questo veterano. Io ricordo bene Doom 3 veterano veniva prima della modalità incubo. Sì, la penultima difficoltà. La modalità incubo è praticamente identica al veterano, con l'unica differenza che la vita scendeva, cioè pure se tu arrivi a 100 unità, la vita ti scendeva piano piano fino a stabilizzarsi a 25. Quindi avevi questa costante di vita mancante per tutta la durata del gioco. Ripeto, io lo volevo fare in live, però non si presta bene perché è tutto un fare quick save, vedere il nemico dove spona, perché maggiormente i nemici qua spawnano all'improvviso, ti ammazzano subito e dopodiché ricaricare, sai già dove esce e li ammazzi. È questa la tecnica per affrontare la modalità incubo. Per me non si presta bene allo streaming, quindi lo farò in veterano, che comunque è praticamente identico, solo che la vita non scende. Il fatto è che comunque a veterano, quando i nemici ti colpiscono, ti scassano, cioè ti fanno malissimo. Già normale ti fanno malissimo, a veterano ti fanno ancora più male. Quindi niente, raga, si va. La Union Aerospace Corporation è la più grande entità corporativa esistente. Originariamente impegnata solo in armamenti e in contratti di difesa, ora investe risorse anche in ricerche biologiche, esplorazione spaziale e altre attività scientifiche. Grazie a fondi limitati e alla possibilità di effettuare ricerche al di fuori di regole morali e legali, la UAC controlla le tecnologie più evolute mai concepite. Rilevato trasporto in arrivo. Controllo Marte, qui Darkstar su 07063. Passiamo a 38.000. Non riesco a capire cosa cattura il microfono. Ricevuto, Credo Darkstar. l'uccellino che Scendete a cinguetti. 2000 e contattate il controllo su 26972. Ricevuto, Torre. Ho il vento. Sono sul Qualcuno mi cruiser, può dare un signore. Atterreranno feedback? fra qualche istante. Eccellente. Fate venire il consigliere Swan direttamente da me. Ci sono i Sì, signore. sottotitoli. Torre, qui Darkstar, siamo in avvicinamento. Vi abbiamo acquisito, Darkstar. È tutto pronto per È l'attracco. l'uccellino, vabbè. Vabbè, l'uccellino non ci posso fare nulla. Non posso credere che si sia giunti a questo, non volevo venire qui. Non le ha lasciato scelta, vero? Ma questa è l'ultima volta. Sono stanco di fare il controllo danni ogni volta che combina un guaio. Il
Esatto, lei è il controllo. Se fallirà, io sarò la distruzione. E sarà necessario. Retroger dovrà iniziare a fare le cose a modo nostro. Come meglio crede, consigliere. Allora, voglio vedere un attimo una opzione di gioco. No, non ci serve. Non ci stanno i sottotitoli. Benvenuto su Marte. Tutti i nuovi arrivati devono registrarsi alla reception. Fatemi sapere se si sente il vento. Che ti fermi su uno di quei quadrati rossi sul pavimento per una bioscansione. Ci vorrà solo un secondo. Ok, aspetta che lo attivo. Devi rimanere fermo. Se ti muovi farai perdere tempo a entrambi. Ottimo, la bioscansione è a posto. Sei autorizzato a entrare. Ciao, robottino. UAC vi dà il benvenuto a Mars City. Questo impianto serve da nucleo centrale per tutte le ricerche scientifiche, attenzione, gli studi archeologici e le operazioni. Benvenuto su Marte, prima volta? Puoi lasciare la borsa lì e la farò mandare al tuo alloggiamento. Ok, ci sono alcune cose da sistemare. Questo è il tuo palmare, OPDA, e avrai bisogno per accedere a tutte le zone protette. Se ricevi una nuova autorizzazione, questa verrà scaricata automaticamente. È importante, quindi non perderlo. Vedo che il sergente Kelly ha richiesto la tua presenza immediata. Vai direttamente al comando dei Marine. È da quella parte. Segui i cartelli. Ok, ora non dovrebbe esserci più il vento. Sistema solare. Se avete bisogno di assistenza specifica, rivolgetevi al nostro responsabile delle risorse umane. Se siete ospiti, potete rivolgervi al tutore UAC che vi è stato assegnato. Grazie e buona giornata. Mars City è una struttura non fumatori. Fumate solamente nelle zone riservate. Grazie per la collaborazione. Sono qui perché pare che ci siano dei problemi piuttosto seri. Perché? Che succede? Devo ricordarle il rivoluzionario lavoro che stiamo portando avanti. No, ma sono stato autorizzato dal Consiglio a controllare tutto. Il Consiglio l'ha autorizzata? Il Consiglio non sa niente di scienza. Vuole solo qualcosa che faccia guadagnare più soldi. Un prodotto. Non si preoccupi, avranno il loro prodotto. Dopo quanti incidenti? Mi dica, professor Betroker, perché tanti lavoratori si lamentano e richiedono il trasferimento da Marte? Semplicemente non riescono a reggere questa vita. Sono esausti e stressati. Se avessi uno staff migliore... Io vedo che non sta catturando niente. Si sarebbero potuti evitare questi piccoli incidenti. Ho paura che non otterrà altro fino a quando non farò rapporto al Consiglio. Avrò bisogno di accedere a tutto, professor Betroker, incluso al Delta. Non avrò difficoltà a farlo, vero?
Solo se si perde, Swan. Ma non mi stia fra i piedi. Resto qui, ne succederanno di tutti i colori. Aspetti e vedrà. Andiamo. Rete IPN News, il tuo universo. Adesso, la Union Aerospace. Miller, hai sentito del caporale Allen? Poi per fare l'achievement. 25.000, però non ci interessa. Che gioia! Mi chiedo chi manderanno adesso nella squadra che nei settori planetari più esterni. Gli altri incidenti nel complesso del Nord. Attenzione, il professor Bredig ha rapporto nell'ufficio gestione ambientale 4 Alfa. Guarda pronto, tenetelo giù. Ok, adesso è sotto sedativi. Scientifica Delta, vorremmo richiedere un'altra squadra di sicurezza al Delta. Sì, signore. Grazie. Te la sei presa comoda, Marin? Bene, questa è la situazione. È scomparso un altro membro della squadra. Io vedo che non si attiva più il microfono. Il livello più alto in grado tocca a te trovarlo. Voglio che controlli il vecchio centro comunicazioni. Pare che sia andato da quella parte. L'unica via è il passaggio di servizio sotto Mars City. Ho programmato questa sentinella per guidarti fino all'ascensore. Seguila meglio di quanto hai fatto finora con gli ordini. Prendi dell'equipaggiamento alla sicurezza in fondo al pozzo dell'ascensore. Ah, e quando lo trovi, riportalo indietro. Non fargli del male. E ora vai. Avete visto il gioco? È veramente basso. Non lo alzo. È troppo. Attenzione a tutto il personale. No, non si sente più. Volete guadagnare di più? Offritevi volontari ai laboratori Delta. Rivolgetevi al vostro responsabile per maggiori informazioni. La UAC si preoccupa della qualità della vita dei propri impiegati. Usufruisci dei nostri ottimi servizi medici. Registrazione audio del tecnico della manutenzione Adam Bernesch, 10 novembre 2145. Questa mattina ho sistemato le giunture degli scudi termici senza alcun problema, però mi è capitato qualcosa di strano mentre ero laggiù. Poco dopo aver sistemato la prima giuntura ho chiaramente sentito sussurrare. Quando sono andato a guardare chi fosse, però non ho trovato nessuno. Ho controllato i registri di servizio ed ero l'unico cui oggi fosse stato assegnato un compito in quella zona. Quell'esperienza, sommata alle storie che si sentono dai tizi dei laboratori Delta, mi hanno fatto una paura del diavolo. I
Inizio a odiare recarmi nella zona manutenzione sotterranea. La gente che ci lavora è un po' strana, senza contare i sussurri. L'intero posto fa paura. Mi aspetto continuamente di essere assalito. Ho messo a sicuro i miei attrezzi e il modulatore rovinato nell'armadietto vicino all'ascensore di servizio. I tecnici possono accedervi usando il codice 396. Fine registrazione. Nelle segrete, Marine. Il posto meno eccitante su Marte. Prima di farti passare, dovrai prendere un corpetto e mettere la sicura alla pistola. Ok, prendi la tua roba. La torcia non la prende. Questa la prendeva nell'originale Doom 3. Marsec, controllo radio. Eccellente, il segnale è buono. Sei stato assegnato al centro comunicazioni fuori servizio. Sì, che me la ricorda lei. La sto facendo vedere giusto per... Dovrai evacuare. Potrei saltare tutto, effettivamente. Di vedere la superficie di Marte che correrci sopra. Ok, sei pronto. Finire la run a veterano. Potrei andare avanti e basta. Cercando lo scienziato? Non sono sicuro che tu voglia trovarlo. Vedi... Senti, Scotty, l'ho fatto un milione di volte. Non è così difficile. E allora striscia col tuo culone col tuo e fatelo da solo. Ma mi pagano per assicurarmi che lo faccia tu. Finisci il collegamento, così possiamo continuare. La prima passeggiata su Marte. Come on,
delle unità, qui sergente Kerr. Siamo attaccati da una forza non identificata, legata al quartier generale per riorganizzare. Merda, sono dappertutto! Susi aveva paura, Susi. Dov'è Susi? Il generale è aspettato. Escono dalle pareti, battuta di Alien. Allora, sto giocando a veterano, meglio non lasciare nulla. Capi squadra, rapporto, passo. Comando, qui Bravo, abbiamo un marine morto e due feriti. Comando, qui squadra 4, siamo bloccati nei laboratori alti. Comando, qui squadra 2, i generatori sono saltati nel sottolivello, funzionano solo i sistemi d'emergenza e di supporto vitale, abbiamo molte perdite civili, è un disastro. Comando, stiamo cercando di ripulire l'area. Queste riviste qua stanno pure in Doom Eternal, nell'ufficio della Fortezza del Destino. L'ufficio del Doom Slayer nella Fortezza del Destino. Ci hanno sopraffatto. Mentre giocavo Doom Eternal avevo ancora le situazioni. No, ma guarda che Doom Eternal gli hanno fatto un sacco di aggiornamenti e patch per migliorarlo. Registrazione di Fronte Lauro, responsabile ingegneria, ha segnato la produzione di energia, 18 ottobre 2145. Lo stato operativo della rete è attualmente del 23% al di sopra della capacità nominale. Ho aumentato i turni di lavoro di tutto il personale a 12 ore nel tentativo di soddisfare la richiesta. Il bisogno costante e il continuo aumento del complesso Delta sta creando problemi. Inizieremo a perdere i sistemi vitali se dovessimo rimanere a questo livello ancora lungo. Vi chiedo permesso di requisire componenti da altri dipartimenti per riuscire a mantenere operativo il nostro equipaggiamento. Non so cosa stia succedendo adesso. Le richieste costanti sono già un problema, ma le voci che girano rendono le cose ancora più difficili. La situazione non è migliorata. Albi, buonasera, Doom 3 ritorno. Sì, difficoltà veterano però. Hai capito che ti ho detto, Ale? Anche io rispetto all'inizio, quando ci giocavo, Eternal ha avuto un mare di problemi glitch grafici.
Mano a mano che, con le, che sono andato avanti con le patch, hanno risolto un po' di cose, quindi non ti preoccupare, quel gioco va patchato. Vabbè dai, te riesco a colpire. Prima te lo faceva Doom 3 è un vero Doom, sì. Hai visto Susie come si ammazzano gli imp? Susie, dove sei? Susie, perché questa domanda poi? Albi, non ho capito. Grazie per lo shout a signora Albi di Virtual Channel. Ah, è pure mai preso, figlio di puttana. Qui, grazie. Mi ha dato anche l'emoticon, mamma mia. Grazie Mondo Pizza. Grazie Susina per questa tua sub. Mua. 6 mesi, metà anno. Oddio. No. No. Ah. Sergente Kelly, non sappiamo contro cosa stiamo combattendo. Ripeto, non abbiamo identificato la forza assalitrice, ma non vanno giù. Non avete una pistola per retrocedere. Risparmiate le munizioni, barricatevi e tenete duro. Vedi i barili, guarda. All'epoca non venne considerato come tu. Ma. Oh, oh. Ma dai fanatici, credo, non venne considerato Doom. Abbiamo un morto e diversi feriti. Io l'ho sempre considerato Doom. È stato il mio primo Doom. Qui squadra 2. La monorotaia è distrutta. Impossibile assicurare un trasporto sicuro per la base. Passo. Ah, bastardo, pure sei riuscito a spararmi. Grazie mille. Guarda, lui potrebbe. No, no, mi sa che non può abbonarsi al suo stesso canale, è vero. Però vi invito a visitarlo, raga, perché merita tantissimo. Sono due bravi retro gamers, proprio come me.
Comunque sai perché non viene considerato un Doom questo? Perché ripiegate verso il quartier generale e attendete ulteriori ordini. La fango. E che perdo pure tempo. Vabbè, 99 la recupero sotto. Grazie ragazzi. Perché i mostri sono completamente diversi. Molti concept non sono piaciuti ai fan. E quindi vabbè, si sono lamentati che questo non era un vero Doom. E comunque è comunque considerabile uno spin-off, perché comunque non è canonico alla storia principale. Sto vivo. Non riesco a crederci di averti trovato. È successo qualcosa. Non so cosa, come un'onda d'urto ha attraversato l'intera base. La gente ha cominciato a cambiare. Roba da matti. Stavo lavorando qua su ai condotti di ventilazione. Non so come sia sopravvissuto. Cerca aiuto. Ti prego. Fai attenzione. Non so cosa ci sia laggiù. No, gli zombie sono così vicini, gli spappoli la cranio con lo shotgun. Parla Mark Stanton, supervisore spedizioni di stanza Mars City. Non sono sicuro di chi debba ricevere questa, così ho deciso di mandarla a un po' di persone. Se vi trovate nella lista dei destinatari, vi prego di dedicare qualche minuto al rapporto, è molto importante. Le procedure di spedizione mi preoccupano alquanto. Sono io il supervisore spedizioni e in quanto tale devo essere informato su tutto ciò che va e viene da Marsi. Qualcuno sta minando la mia posizione e mi sta impedendo di ricevere dati sulle spedizioni. Una cosa inaccettabile. Questo fatto non solo potrebbe influenzare negativamente il mio giudizio alla prossima ispezione, ma si tratta comunque del mio lavoro e sono stanco di esserne tagliato fuori. Ciao non Bellbuster! Non so, agli spedizionieri di accettare o inviare merci senza che io riceva o produca una nota di carico, ma questa storia deve finire. Uno dei lavoratori mi ha persino mandato a quel paese quando ho cercato di fermare uno dei container per il tempo. Ho fatto subito rapporto e ne discuterò con il responsabile transito. La prossima allerta, figliolo. Fine registrazione. Postati al punto d'incontro più vicino e mantieni la posizione. Ti troveremo. Io comunque questo qua l'adoro per due motivi. Uno perché è stato il mio primo Doom. Due perché è bello, cioè è più horror, ma è bello. Veramente bello. Li troverò tutti di faccia, quindi fucile a pompa. Sì, sì, jump scare, poi soprattutto nella versione quella classica, dove utilizzavi la torcia, quindi stavi praticamente a switchare
Torcia armi. Era molto più complicato. Più metteva più tensione. Uè. Sì, no, ho letto, l'ho letta quella cosa lì. Registrazione del dottor Kesson, attualmente a distanza a Mars City. Ho appena lasciato la riunione settimanale del Departamento. L'argomento principale era il gran numero di problemi psicologici che abbiamo avuto di recente. I rapporti indicano che il 10% del personale della base mostra questi sintomi. Siccome molte persone non si presentano per questo tipo di disturbo, il numero reale di persone afflitte... Quel che è il 4 è bellissimo. È uguale, somiglia tantissimo a questo. Ho avuto manifestazioni anche qui nel reparto medico. Ci sono diverse infermiere e un paio di validi dottori fuori servizio per ragioni analoghe. Farò richiesta formale affinché ci vengano inviati due nuovi psichiatri nel prossimo shuttle d'Alter. Due che abbiamo sono operati di lavoro. Gli argomenti delle sessioni con i pazienti stanno iniziando a influenzare anche loro. Dottor Kesson, chiudo. Registrazione del dottor Kesson. Alle 15.47 è stato ricoverato il paziente Jonathan Wills, dopo essersi lamentato più volte di insonnia e nausea. Secondo l'infermiera, il signor Wills era calmo e non mostrava alcun segno di disturbo quando è stato accompagnato nell'ambulatorio 5. Però quando l'ho raggiunto io alle 16.10, la sua personalità era drasticamente... Il 4 è stato criticato. Oh, è bellissimo. Sono nella stanza, il signor Wills mi ha aggredito con un bisturi che ha presumibilmente preso da uno degli scaffali. Con l'aiuto di un inserviente siamo riusciti a controllarlo e a sedarlo senza ferite. Al momento il signor Wills è in cura e non è ancora stato possibile mettere una diagnosi. Ma nei 20 minuti in cui è rimasto da solo è riuscito a incidersi sul braccio 3 simboli e a tagliarsi a metà la lingua. Posso solo immaginare la causa dei suoi problemi. Spero che gli psichiatri di supporto arrivino presto. Nel frattempo, a causa dell'attacco, tutto il materiale sanitario e gli armamenti devono essere rinchiusi in un armadietto dell'ospedale, il cui codice è 347. Connessione stabilita. Marin,
posso credere che tu sia ancora vivo. Non riesco a tornare a Mars City. Tutte le vie d'uscita dal complesso Delta sono bloccate. Stabilirò qui un posto di comando. Posso controllare i rapporti sull'intera base dalla sede centrale del Delta e comunicare con le squadre di Marine. La tua missione è di unirti alla squadra Bravo e di inviare quella trasmissione. Dirigiti ai laboratori Alfa, il modo più rapido per trovarli. Io aggiornerò le autorizzazioni sul tuo PDA da qui. Dacci sotto e buona fortuna, Marine. Anche io li gioco a 144. Aspettavo un po' più complicata, veterano, eh. Qual è la porta che... Aia. Oh, qua mi piglio sempre il fuoco. Infermeria. Perché non si può vedere se tu gioca a scacchi? Marie, se incontri qualche robot sentinella ancora funzionante, usalo. Gli affari hanno un'incredibile potenza di fuoco.
è difficoltà veterano, io sto cominciando ad avere dei dubbi. Questa è la scena preferita di Susie. Robottino! Parla robottino! Aspetta, frate. Non sa da venire. Perché non porti un certo genere in una battuta. Ma guarda, a me piace il gioco a scacchi, eh. Allora un bacio, vai, vai. Vai, vai, un bacio, un bacio. Hanno bisogno di tutta la potenza di fuoco. Inviare quel messaggio essenziale per la nostra sopravvivenza. Troppo vicino. Dai robotti, dai, l'ho fatta una strage qua. Ma si toppo fotto. Si toppo fotto, arrivo, fra, arrivo. Vai, vai. Car, it's sure face. Ha capito? Ha capito? Robottino ciccino, sì. Non hanno mai fatto action figure del robottino. Oh, qua c'è sto robottino, via insieme. Poi, e voi invece fate qua dietro. Nomme merda! Mangia la ste gonfie! Mangia la ste gonfie! Pensavo non ti piacesse, no, lo scacchi mi piace, come no? Mi fa morire sempre, poi con Doom ci azzecca sempre. Glielo spiego di nuovo, professore. La UAC assume il controllo dell'operazione. Operazione? È così che la chiamate? La situazione è fuori controllo. Non è fuori controllo, Swan. Ma lei sì. Me ne occuperò io. E lei e il suo tirapiedi non farete nulla. Chiaro? Sì, Metroger. Credo di aver capito. Mario Merola potrebbe essere tranquillamente Doom Slayer. Piano B, BFG. Benvenuti ai laboratori Alpha. Inizialmente denominati fase 1 da Montreal, ricerca della Union Aerospace, la costruzione dei laboratori Alpha è stata avviata il 29 ottobre 2095. I coglioni subito muori, eh. Creati inizialmente il quadro di campo principale
questo è pieno, quindi posso usarlo. Benvenuti ai laboratori Alpha. Inizialmente denominati fase 1 dalla divisione ricerca della Union Aerospace, la costruzione dei laboratori Alpha è stata avviata il 29 ottobre 2095 e sono diventati pienamente operativi. Le granote, quelle che Susi era proprio allergica a usare. Creati inizialmente quale impianto principale di ricerca scientifica, ai laboratori Alpha si deve lo sviluppo di tecnologie avanzate come il demolitore di base elementare, l'Hydrocon e il compressore molecolare di carico combustibile, tutti attualmente utilizzati qui ai laboratori Alpha. Questi sforzi hanno permesso la tanto agognata espansione e la creazione dell'attuale impianto principale di ricerca della UAC, Laboratori Delta, in cui la Union Aerospace Corporation offre nuove opportunità di ricerca e sviluppo. Con costanti investimenti e duro lavoro, la Union Aerospace Corporation è alla perenne ricerca dell'eccellenza per un domani migliore. Non puoi fare niente per me. Sono tutti andati. Ci hanno colti di sorpresa. Sono usciti dal nulla. Sì, il cattivo qua è De Luca, veramente. Dimenticato che dovevo fare. Accesso negato. Mi sono beccato uno solo.
Pinky! Pinky qua so veramente il cesso. LOL. Vabbè, salvo dopo, dai. Non mi ricordavo che la bomba mi esplodesse in mano. Il Pinky ti faceva paura? Eh beh sì, perché era antipatico e caricava. Yeah. No, ma dai, no, vabbè. Cioè, ci rendiamo conto che giro ha fatto sta bomba, sì. Invece di dargli la bomba che mi danneggia, vediamo se annate muore. Un po' meglio così. Sì, sì, falla, falla assolutamente. Cioè, è stata la bomba più troll del mondo. Ah, allora per aprire questo bisognava... bisognava accedere al sito. Chi me lo cerca un attimo il codice Martian Buddy? Perché questo qua, il sito non funziona più. Che provi di sect, vediamo se è a memoria. Però ho fatto due minchiate prima. Vabbè che quella bomba ce n'è stata colpa mia, veramente c'è il rimbalzo sfortunato, cacchio. Allora, zero cinque zero otto, ok, fatto tu. Purtroppo bisognava visitare un sito e probabilmente ma non funziona manco più. Se non sbaglio, sono finiti i
Pinky, quindi quello lì non serve più. Allora, qua da dove abbiamo intrapreso la strada. Ah, qua era solo per venire. Ah, no, di qui. Di qui, di qui. Marine, la squadra Bravo segnala che una strana massa non identificata sta ricoprendo parte della base. Non so cosa sia, ma non è niente di buono. Fai attenzione. Uè, Incubo, buonasera, mi hai fatto scoprire una cosa che non sapevo. Come non sapevi? Qua ci devo passare quando trovo... Ah. Mandato la clip, grande, la pubblicheranno sicuro perché quello è un fail bellissimo. No. Registrazione del direttore William Banks, 20 ottobre 2145. Ho notato la sparizione di un numero allarmante di personale in tutta la base. Sulla ultima settimana il mio ufficio ha ricevuto altri 4 rapporti del Delta. Mi si segnala personale che non si presenta al lavoro e che non risponde alle chiamate nei propri tempi. Il mio ufficio ha provveduto a incontrare i nomi che possono sottrarsi alla sicurezza difensiva. Loro hanno promesso di avviare un'indagine. Ma queste notizie mi disturbano molto. C'è un momento come questo, che abbiamo così tante persone in infermeria, sfide da schizofrenia e altri. Spero che non ci sia alcun collegamento tra i casi e i rapporti di persone. Registrazione del direttore William Banks, 5 ottobre 2145. Mi è stato fatto notare dai servizi ambientali che i recenti cambiamenti riguardanti la rete di distribuzione della corrente hanno causato diversi malfunzionamenti ai sistemi nucleari. Il rapporto spiega che ciò è dovuto a un'emissione di corrente a singhiozzo, cioè un'emissione a voltaggio non attivo. Dice anche che la distribuzione energetica a sistemi non vitali sta diventando sempre più difficile da mantenere, grazie alle cosiddette ottimizzazioni dei depositi di energia dentro e fuori il complesso del professor Bell. Ho assicurato al direttore dei servizi ambientali che avrei inoltrato un rapporto a riguardo all'autorità centrale. Non sapevi del codice? Quello mi ricordo che veramente dovevi andare sul sito che ti dicevano per... per prenderlo. E non mi pare che me lo scrissi nel libretto del gioco, perché ce l'avevo originale. Avevo il best of di Doom 3 io. Perché ha messo quel qua? Quell'emoticon, Susi. Vedi, Alberto ha scoperto cose grazie a me, ma io non so nulla di Doom, ragazzi, io non so nulla.
L'ultimo rapporto conferma che non hai ancora raggiunto la squadra Bravo. Devi aumentare il passo, non possono aspettare. Arrivare in fretta al centro comunicazioni è fondamentale. Accendi luci. La UAC è orgogliosa del proprio record di sicurezza. Segui le procedure UAC. Sentito uno zombie. Bastante. Oggi mi sono trovato la scopa e sono mumese, mamma mia, mi sono... Ti ho stuzzicato di brutto ieri, mamma mia, è bellissimo. Io calcola che quel gioco incubo lo finivo... Lo finivo due volte con un solo gettone. Outlaws è un FPS che mi manca, ce l'ho, l'ho preso pure su Steam, lo giocherò. Mandalo lì. Che bug. Ha un'estetica fenomenale. Dipende perché non hanno un ordine preciso. Qual è inteso tu penultimo livello? Perché non... Registrazione di Kyle Berger, supervisore ricerche per il progetto DFE. Il demolitore di fase elementare è pienamente operativo e i dati di ricerca che abbiamo raccolto finora sono impressionanti. Sfortunatamente abbiamo avuto un terribile incidente la settimana scorsa. Patterson, l'assistente alle ricerche, sta calibrando uno dei demolitori di quarto sulla camera quando è indietreggiato finendo proprio in mezzo al raggio particellare. Portato via la parte posteriore della testa. Attenzione. Testimoni affermano che sembrava che stesse vedendo qualcosa. Stesse parlando. Ha vissuto ancora alcuni minuti. Lo si può chiamare vivere. E dicono che i suoi occhi continuassero a muoversi e che provasse a parlare. Sono sicuro però che dopo aver perso tanta materia cerebrale non poteva che trattarsi di un'azione riflessa. Comunque sia, a causa di questo incidente ho approvato nuovi protocolli di sicurezza in laboratorio. Abbiamo riempito uno degli armadietti cimitero con fornimenti medici di emergenza. Il codice d'accesso è 752. Quello è quello che mi piace meno, il livello del cimitero. A me piace tantissimo quello che col boss del treno finale. E c'è il treno come boss finale.
Mi piace l'ultimo livello. Mi piace quello dove deve arrampicarsi sulla cascata. Quello mi piace proprio tantissimo. Un po' più tosti Gimp, perché non sempre muoiono. In sostanza quello è il mio gioco preferito, quindi di che stiamo a parlare? Insomma, sei da poco che mi segui, però già ti ho fatto scoprire belle chicchettine, questo mi fa tantissimo piacere. Registrazione di Jack Smith, analista benefici risorse umane, 24 ottobre 2145. Ho appena esaminato un'altra serie di rapporti sugli incidenti della squadra scientifica. Questa settimana sono rimaste ferite altre 5 persone. Questi sono nemici esclusivi di Doom 3. Che su sì si faceva picchiare maledettamente, ma davanti sono scemi, ma un botto ciascuno gli ho dato. Ma poi invece mi sono visto il tuo video su Iron Fury, ammazza se sei bravo. Iron Fury, guarda, l'ho provato a fare l'achievement con la difficoltà maggiori, madonna santa. Sorry.
Iron Fury, l'hai visto quello là dove faccio pure l'unboxing? Che spettacolo che è la... Ah, perché tu hai detto che non collezioni, quindi... Si è chiuso. Ma c'è, mi sono dimenticato di nuovo come si chiamano quei nemici. Non glielo dite. Guarda l'altra come mi sabota. Poi dice che io la tratto male, eh. Così, ma fatti uno shoutino anche tu da sola, dai. Omnis la massas. Hai spaventato. Amico, quanto sono felice di vederti. Pensavo di essere rimasto da solo e l'idea non mi piaceva affatto. Sono saltati alcuni circuiti dell'Hydrocon ed è instabile. Attento con quell'arma. Un solo proiettile contro gli scudi e l'intera zona potrebbe saltare. Si vede però. Mi serve il tuo PDA. Grazie.
Sì, è vero. È una cosa che io Blade Runner all'epoca, quando ci ho giocato, non l'avevo ancora vista. Non l'avevo ancora visto. Però ora che mi ci fai pensare, è vero, si saranno sicuramente ispirati. Miseria, come si... Chi è che mi guarda la lore di Doom 3 e mi dice come si chiamavano sti stronzi? Mannaggia la miseria. Sempre sti cavolo di lapsus. Ah, qua mi sa che dice che devo venire più di là, sì. Necessaria resistenza umana, carburante e acqua. Mostrando il proprio impegno. I maggot. Cos'è che mi... Nella mia mente pensavo, è una cosa che ricorda gli Slipknot. I fan degli Slipknot si chiamano maggot. Te lo vedo sul libretto. Come get some. Abbiamo fatto, beh, Maggot si chiama. Buon appetito.
rapporto audio riguardante il trattamento offensivo nei confronti del nuovo personale di ricerca. 14 settembre 2145. Come sapete, ho compiuto notevoli sforzi per reclutare nuovo personale di ricerca per i laboratori Alpha. Non è stato facile trovare ricercatori qualificati e nello stesso tempo disponibili a venire su Marte, ma questo lo sapete già. Però è necessario che enfatizzi la ragione per cui le loro lamentele devono essere prese sul serio. Non saremo in grado di mantenere il nostro personale o reclutare altri ricercatori se dovessero continuare le loro. Sì, molestie. È proprio la parola esatta. Ricevo regolarmente dai miei collaboratori rapporti riguardanti domande inopportune o controlli personali subiti per mano del personale di sicurezza UAC. Devo insistere affinché ci sia permesso di mantenere la nostra privacy e di completare i nostri compiti senza ulteriori ritardi. Se sussiste un problema di sicurezza, suggerisco che la UAC controlli più a fondo il proprio personale. Andrew C. Mostrano che il consigliere Swan ha provato a connettersi ai sistemi centrali del Delta da diversi terminali. Non so cosa voglia fare, ma non deve essere nulla di buono. Stacci attento. Zitto sangue, questo mi ha fatto cagare sotto pure a me. Vedi, nonostante passano gli anni, jump scare sto gioco te li dà sempre. Questa parte che si vedeva una minchia, mamma mia, me lo stavi solo con la torcia.
Sto diventando sordo. Gli allarmi di capo. Quanti allarmi c'hai in casa? Te lo devi far dire da tuo padre cosa fare quando manca la... Di solito l'allarme ha un interruttore che se lo usi, se lo clicchi, si lo spegne. Ti sbrighi? Sto macello alla fine muore lo stesso. Che cosa, l'allarme è spento? E allora come fa a suonare l'allarme? Qua se sta 0.39, lo 0.38 l'ho lasciato dietro. Facciamo una corsa al retroso. Backtracking. Che poi se non mi sbaglio di qua ci dobbiamo tornare comunque. Ormai il vantaggio della ce l'ho, casomai metto quello. Controlla il contatore, se si è staccata la corrente si è staccato il contatore. Oppure è saltato, cioè vedi salvavita mosso. Mi ricordavo perché... A dopo.
ragnettino. Niente, lo so. Pericolo. Presenza di gas tossici. Ripulire la stanza dalle tossine.
livelli gas tossico diminuiti del 50%. Gas tossici dissipati. Zona smaltimento rifiuti accessibile. Marina, allunga il passo. Abbiamo parla perso il coordinatore operazione Marco. Primo novembre 2145. Sto stilando questo rapporto perché è frustrato oltre ogni limite dal livello di incompetenza con cui devo convivere. Non so dove il reparto risorse umane prende i nuovi elementi, ma gli ultimi 5 che mi hanno mandato erano una manica di idioti. Non riescono a finire alcun lavoro nei termini previsti e devo costantemente tenerli d'occhio. Lavorano lentamente, non seguono alcuna procedura operativa standard e non ricordano nemmeno le cose più elementari che dico loro. Per esempio, ho cambiato i codici degli armadietti del reparto in 1, 2, 3 perché pensavo che fosse facile da ricordare, ma se ne sono comunque dimenticati. Non capisco come mai non riescano a mandarmi gente migliore. Ho fatto richiesta per avere piena autorità d'assunzione e licenziamento del personale è l'unico modo per far funzionare bene il mio dipartimento. Fine registrazione. Vodka. Ma qua se ci fosse stata Susi, no? Avrei detto. Adesso come si ammazzano subito? Death is coming. Armatura. Allora, mi riduce graziato.
Mannaggia, mi serve sta parte tutta ragni che ti bloccano, me l'ero totalmente dimenticato. Mi ricordavo che uscisse. L'altro che uscissero solo da sinistra. Porca miseria. Fatto che andava soddisfazioni. Porca miseria. Mi è piaciuta la live oggi pomeriggio? Vabbè, ti dico la sincera verità. Amnesia a me non mi piace manco per il cacchio. È un gioco che mi annoia a morte proprio. Lo so che magari tu puoi dire no. È bello, però a me mi annoia veramente tantissimo.
sempre con i cadaveri esplode, porca miseria. Che ti sei spaventata? Puzza di bruciato. E che era sta puzza di bruciato? Ok. Barin, sono riuscito a localizzarti. I sistemi di comunicazione primari iniziano a saltare e a spegnersi. Sono grosse interruzioni dei servizi in tutta la base. Non so a quanto a lungo riuscirò a seguirti. La squadra Bravo è appena entrata nell'impianto treno. Aumenta il passo, non ti manca molto. Grazie per avermi tirato fuori. Sono rimasto intrappolato quando è saltata la corrente. Non so cosa stia succedendo. Non capisco perché nessuno dei sistemi risponda ai comandi. Proverò a collegarmi con il sistema principale. Questo è un terminale sicuro. Potrei riuscire a stabilire un collegamento. Rimarrò qui.
Stavo leggendo la chat. Non ho capito perché i forni fanno saltare spesso la corrente. Delle impronte. Marie, i piani della base mostrano che tutte le uscite della tua zona sono bloccate. Un modo per passare attraverso l'RCT o sotto il sistema meccanico con due possibili tragitti. Attivandolo otterrai un passaggio diretto, ma è pericoloso. Estendere i punti di servizio è più sicuro, ma i sistemi di illuminazione sono fuori uso. Scegli tu, Marine, e buona fortuna. Lo sapevo. Lo sapevo perché capitò pure a Susie. Qua non ce la fa proprio a saltare il marine. Quindi devi estendere il ponte a tutti i costi. Attivandolo otterrai un passaggio diretto, ma è pericoloso. Estendere i ponti di servizio è più sicuro, ma i sistemi di illuminazione sono fuori uso. Scegli tu, Marine. E buona fortuna. Registrazione del responsabile impianto Henry Nelson, 24 ottobre 2145. Non so come raccontarlo, quindi... Qui l'allarme alla batteria, sennò come fa a funzionare senza la corrente, Susie? Ho ricevuto diversi rapporti dal personale, in cui mi dicevano di aver sentito strani suoni, come delle voci, parlare, chiamarli, anche quando erano completamente da soli. All'inizio non ci credevo. I ragazzi qui amano scherzare, ma mi hanno assicurato di parlare con te. Ho ignorato i racconti inizialmente, quando un giorno...
Stavo lavorando su uno dei pannelli di servizio e ho distintamente sentito la voce di qualcuno dire da questa parte. Mi sono girato per guardare. Che salto che ha fatto sto infame, oh. Mi sono guardato attorno e non ho visto nessuno. Ho anche controllato i registri di presenza e nessuno stava lavorando. Non voglio sembrare pazzo, ma i ragazzi e io siamo un po' spaventati. E alcuni di loro parlano. Così, per far sentire meglio tutti, me incluso, vorrei richiedere un controllo approfondito dell'area RCT da parte di una squadra della sicurezza. Grazie, Henry Nelson. Sì, l'allarme sono lo stesso. C'ha le batterie, quindi se manca la corrente viene alimentato dalle batterie. Arrivo. La prossima stazione di vita salvo, eh. No, no. Quanto è brutta la... questa arma qui. A laser gun. Mi ricordo. Salvo qui.
E chiudo questo gameplay, prima parte veterano di Doom 3. A me piaceva tantissimo. È più bella negli altri Doom. Detto proprio... papele papele. Oddio, quando ci ho giocato all'epoca io a Doom 3 mi piaceva. Però... negli altri Doom è molto più bella. Cioè, possiamo dire quello che vuoi, ma... ecco, Plasma Gun. Sì, io non lo so, quando non faccio i giochi in live mi ricordo tutto. Rifaccio live, lapsus con la pala. In Doom 64 c'è tutto un altro danno. Io consiglio la versione Brutal Doom 64, come l'ho giocata io lì la... vedi, un'altra volta lapsus, incredibile. La Plasma Gun, secondo me sto avendo qualche problema al cervello. Lì la Plasma Gun è fighissima. Cioè, mi hanno dato un design molto più accattivante rispetto a quella lì base. Poi vabbè, in Eternal è bellissimo. Nel 2016 non c'è, mi pare, la Plasma Gun. C'è il fucile Gauss. Vabbè. Io comunque vado a cenare. La live chiaramente non termina qui. Ci vediamo dopo cena. Se qualcuno vuole giocare a Valorant, non lo so, fatemi sapere. Fatevi trovare qui a breve. E altrimenti passate sul mio canale, sui miei social, tutto linkato in basso. Oppure qui in live. Grazie per il buona cena. Ci vediamo dopo. Skull.